Per tradurre correttamente una proposizione narrativa, cioè una subordinata con il cum e il congiuntivo, bisogna avere ben presente la consecutio temporum del congiuntivo. La consecutio temporum è la correlazione tra i tempi verbali, correlazione che segue una norma generale, come abbiamo già visto per le altre subordinate con il congiuntivo. Proviamo a ricavarla utilizzando alcune scene del video che già conosciamo. Focalizziamo la nostra attenzione sul periodo iam venit Cornelia cum flammeum et faces procul prospiciam. Facciamo l'analisi del periodo. Iam venit Cornelia è la principale. Cum prospiciam, cum flammeum et faces procul prospiciam è la subordinata con il cum e il congiuntivo. Nella principale abbiamo un tempo principale, cioè un presente indicativo. Sta arrivando, ormai arriva. Nella subordinata con il cum e il congiuntivo abbiamo un presente congiuntivo, prospiciam. Quindi il presente congiuntivo è usato per esprimere un rapporto di contemporaneità quando nella reggente o principale c'è un tempo principale, quindi un presente, un futuro. Soffermiamo la nostra attenzione sul periodo che contiene la subordinata con il cum più il congiuntivo. Confarreari debes è la principale. Devi sposarti con il rito della confarreatio. Debes è l'indicativo presente di debeo, debere. Siamo dunque in presenza di un tempo principale. Cum antea flamen dialis designatus sis è la subordinata con il cum più congiuntivo, subordinata in cui ricorre un congiuntivo perfetto passivo, designatus sis. Essendo stato designato, essendo stato nominato flamen dialis. Il congiuntivo perfetto esprime un rapporto di anteriorità rispetto all'azione della reggente o principale. Che cosa significa? Significa che la nomina a flamen dialis è avvenuta prima del rito della confarreatio, del rito del matrimonio, è anteriore. Nel cum narrativum il congiuntivo perfetto si usa per indicare un'azione passata in dipendenza da un tempo principale. Quindi, ricapitolando, se nella reggente o principale abbiamo un tempo principale, quindi un futuro, un presente, per esprimere la contemporaneità avremo il presente congiuntivo, per esprimere l'anteriorità avremo il perfetto congiuntivo.